Buongiorno, si vede, siamo pronti, posso andare Filippo? Buongiorno a tutti, precisi in orario, ore 15, tra l'altro sta per iniziare al Viminale l'incontro del Ministro dell'Interno con la comunità ebraica, il Presidente Gattegna, quindi l'occasione è buona anche per sottolineare tutto il nostro affetto, la nostra amicizia, la nostra vicinanza a questa comunità e a ribadire con forza il nostro sentimento di profonda amicizia, oltre che naturalmente di vicinanza alla persona che è stata colpita ieri a Milano, sulle cui dinamiche, come sapete, in corso l'indagine della magistratura e non tocca a me intervenire. Io sono uno di quelli che ha detto in altra sede, la ripeto ovunque, che Israele ha il diritto e il dovere di esistere, che il nostro paese è un paese che sempre sarà a braccia aperte verso tutte le fedi religiose, le confessioni religiose e in particolar modo verso le persone che condividono con noi una storia di ideali, di valori, di affetto e di amicizia. Questo rispetto agli eventi delle ultime ore. La conferenza stampa si svolge in due fasi. Io vi illustro il decreto legge che abbiamo approvato e che sarà pubblicato una volta fatti i passaggi. Vi illustro le novità cruciali, 12 elementi credo di un qualche interesse per la vostra attività e poi il sottosegretario De Vincenti, accompagnato dal ministro Martina e dal ministro Orlando, illustreranno tutti i provvedimenti numerosi che sono stati approvati quest'oggi. Parto dal primo, non so se l'avete già. Non si vede. Bravissimo. Ma che meraviglia. Gestione perfetta. La prima delle 12 buone notizie di oggi, 13 novembre, sarebbe da fare l'hashtag Happy Days, come in termini di buone notizie attese da molto tempo, giorni che ci rendono felici, è lo stanziamento per Bagnoli. L'obiettivo è bonificare del tutto l'area di Bagnoli da qui ai prossimi 24 mesi. È un'operazione che si può fare. Abbiamo un commissario straordinario nella persona del dottor Salvo Anastasi. Dopo 21 anni di indolenze e di ritardi, l'operazione Bagnoli è finalmente pronta alla sua attuazione. Prima operazione è chiudere il pacchetto di bonifiche. La seconda è lanciare un progetto strategico che sia simile a quello che abbiamo lanciato per Expo, per intendersi. Sono 50 milioni, sono direttamente pronti già dal 2015. Seconda voce di spesa autorizzata quest'oggi, 150 milioni per la Terra dei Fuochi, che fanno il paio con i 150 del prossimo anno e a cui poi si sommano, sempre in stabilità, i 150 milioni del 2017 per un totale di 450 milioni di euro. Sono denari che insieme alla Regione Campania, che noi affidiamo alla Regione Campania e con l'aiuto, il sostegno e il supporto di ANAC per eliminare, credo in modo molto serio e rigoroso, questa piaga delle ecoballe, in particolar modo in una parte del territorio della provincia di Napoli, essenzialmente in quella che viene chiamata Terra dei Fuochi. Questo mi permette anche, visto che non avrò molto tempo per rispondere alle domande, di chiarire uno dei punti che probabilmente vi interessa di più, immagino, visto i giornali di queste ore. Per quello che mi riguarda, la mia posizione, quella del governo e aggiungo quella del partito
se me lo permettete, anche se in modo un po', diciamo, ampio rispetto al ruolo nel quale siamo, nel senso che non dovrei dirlo qui, ma non sto dicendo niente di particolarmente drammatico per cui posso dirlo con forza. La mia posizione rispetto alle vicende legate alla Campania è molto semplice. La magistratura faccia il suo corso, noi abbiamo molta fiducia nella magistratura italiana, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre confermato e lo diciamo in tutte le sedi. Allo stesso tempo il Presidente della Regione ha la titolarità, il diritto e mi permetto di dire il dovere di governare quella terra. Siamo assolutamente certi che il mandato che egli ha ricevuto dai cittadini sia un mandato pieno, che di conseguenza ha delle sfide davanti a sé di grande impatto, perché stiamo parlando di una regione che è chiave, strategica, decisiva per il futuro del Mezzogiorno e del Paese, e quindi di conseguenza, pur rispettando le valutazioni, le considerazioni, le polemiche, leggo di imbarazzi e di discussioni che naturalmente rispetto come doveroso che sia, io non mi muovo di una virgola dalla solita posizione, che è quella che la magistratura faccia il proprio corso, il Presidente della Regione governi la Campania, in altre circostanze ho detto se ne è capace rispetto ad altre persone, lo confermo qui adesso rispetto al Presidente della Campania, certo come sono che se c'è una persona che è nelle condizioni di fare di Terra dei Fuochi e di Bagnoli una sfida straordinaria per il successo della Campania, del Mezzogiorno e dell'Italia, questa è sicuramente Enzo De Luca, quindi di conseguenza, con tutto il rispetto per le polemiche, pieno affidamento e fiducia della magistratura e piena convinzione che De Luca si preoccupi di governare la Campania e ha da parte del governo tutta la disponibilità, come ce l'hanno tutti i presidenti di regione, da Maroni a Crocetta, per dire dal nord al sud, e anche magari per abbracciare l'intero arco costituzionale, mi è venuta bene Maroni-Crocetta come arco costituzionale ampio, per far sì che le cose accadano. Io di discussioni politiche sono sempre pronto a farmi carico, di discussioni autoreferenziali tra addetti ai lavori no, e quindi di conseguenza se ci sono dei fatti giudiziari ne prenderemo atto e saremo conseguenti. Nel momento in cui questi fatti ci saranno, saremo i primi a prenderne contezza e consapevolezza, ma fino a quel momento, per cortesia, piena e totale, incondizionata fiducia nella magistratura e allo stesso tempo voglia di sistemare finalmente le questioni della Campania. Non è pensabile che ci siano realtà come Terra dei Fuochi e Bagnoli ferme da anni che non si smuovono. La nostra risposta è oggi Terra dei Fuochi e Bagnoli. Io sono certo che con Enzo De Luca queste due partite, dopo anni, ma che dico, decenni di blocco, saranno finalmente sbloccate. 150 milioni post-Expo, ho da dire qualcosa? Direi di no. Era un impegno che avevamo preso, impegno mantenuto. Non è il solo, ogni riferimento a ciò che è avvenuto in questa settimana con 48.000 insegnanti che hanno firmato l'assunzione a tempo indeterminato nella scuola pubblica italiana, perché questo era un impegno che noi ci avevamo preso, è la dimostrazione che questo governo le promesse le mantiene. E vorrei dare la mia vicinanza e la mia solidarietà a quegli insegnanti che, fidandosi di cattivi consigli e di cattivi consiglieri, hanno rifiutato di fare la domanda ad agosto. Ricorderete che una parte del mondo sindacale suggerì che forse non era il caso di aderire all'invito del governo a fare domanda, alcuni professori non hanno fatto domanda. Oggi credo che si stiano mangiando le mani, perché si è visto che il processo era un processo serio, un procedimento serio. Le promesse che questo governo fa le manteniamo. Martedì a Milano ho detto 150 milioni per l'Expo, ovviamente a condizione che la norma la vedrete quando vi avete la possibilità di leggerla, che il governo possa fare la sua parte. Quindi sono 150 milioni di euro se sta in piedi il progetto del governo, non è che sono 150 milioni di euro regalati alla Regione Lombardia o al Comune di Milano.
Roma e Giubileo sono 200 milioni di euro. Voglio chiarire con molto, ovviamente riguardano le voci che poi troverete nel dettaglio, dalla sanità. Tra l'altro il 20 si inaugura il primo pronto soccorso con il presidente Zingaretti, 20 novembre, alle iniziative sul trasporto, sul decoro e sulle iniziative per il grande evento che sta per partire. Rispetto alla grande discussione Dream Team, non Dream Team, è del tutto evidente che noi metteremo a disposizione del commissario prefettizio, del prefetto di Roma e di tutte le autorità competenti tutte le risorse necessarie e le persone necessarie perché l'evento funzioni e funzioni bene, nelle forme che saranno concordate con i diretti interessati. Quindi questo è del tutto evidente. Tra l'altro alle 4 abbiamo la riunione, no? Abbiamo la riunione, sì, abbiamo alle 4, considerando che la tua conferenza stampa non sarà brevissima, quindi alle 4, anzi se magari lo possiamo suggerire che la riunione passa dalle 3:30 alle 4, proprio sul tema del Giubileo, con il prefetto Tronca, il prefetto Gabrielli, il presidente Zingaretti, i rappresentanti dello Stato Città del Vaticano, nella persona di Monsignor Fisichella, chi è il capo delegazione. È una... La commissione bilaterale istituita per il Giubileo si riunisce puntualmente una volta alla settimana e si riunisce oggi alle 4. Vi parteciperò anch'io. 10 milioni per Reggio Calabria, non vi sto a illustrare i dettagli, era una delle misure che sapete, ne avevamo già parlato come necessità nel mese di agosto. 100 milioni per il servizio civile, era un impegno che avevo preso in tutte le sedi, nelle sedi parlamentari, politiche e istituzionali, ma anche in altre sedi meno istituzionali. In una importante trasmissione che tempo che fa avevo assicurato che avremmo portato più volontari del servizio civile e avremmo immaginato uno stanziamento ulteriore di 100 milioni, un'altra promessa mantenuta. 50 milioni per l'emergenza maltempo, penso sono piccole cifre rispetto all'emergenza maltempo, ma insomma penso alla Calabria, a Benevento, a quello che è accaduto negli ultime settimane. Questo è un passaggio molto importante, abbiamo trovato 25 milioni ulteriori da mettere nelle graduatorie già aperte dal MIT sulla casa, sugli alloggi popolari. Questi soldi vanno per le case che sono, perdonatemi se mi scaldo da sindaco, sono le case che popolari, l'edilizia residenziale pubblica, che è bloccata perché mancano dei denari per mettere semplicemente a posto piccoli lavori sotto i 50.000 euro. Sono almeno 16.000, secondo le stime, questi alloggi, e sono alloggi sotto... non si tratta di fare nuovi alloggi, sono alloggi che magari hanno un problema, un cornicione, delle porte non funzionano il riscaldamento, e che le società o le realtà comunali che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica non possono assegnare. In un momento di emergenza abitativa come quella che stiamo vivendo, pensiamo che sia un piccolo gesto, ma importante, aggiungere altri 25 milioni agli oltre 100 che erano stati stanziati proprio dal decreto del MIT del 12 ottobre del 2015. Questa è un'altra norma alla quale io tengo moltissimo, 100 milioni per impianti sportivi in periferia, la regia di questo... intervento sarà a Palazzo Chigi di pieno concerto con il CONI, le priorità degli interventi saranno stabilite d'intesa con il CONI. Io penso per esempio che un campetto di calcio di calcetto in periferia è un elemento, o un canestro per giocare a basket sulla strada, o scusate se questo è un decreto legge molto da sindaci, però dall'idea delle priorità. È un elemento di assoluta coesione territoriale e, perdonatemi, ma questo è molto importante, ci sono dei progetti che il CONI ed altri stanno seguendo, penso a alcuni progetti a Scampia, penso a alcuni progetti nell'area dello Zen a Palermo, penso a alcuni progetti nelle periferie di Roma che sono particolarmente interessanti e intriganti. Quindi 100 milioni di impianti sportivi nelle periferie che vengono realizzati a spese del governo, poi naturalmente la gestione
nel senso di la manutenzione resterà in mano alle realtà territoriali, come sempre accade in questi casi. 25 milioni di ulteriori tax credit per il cinema, perché ha tirato più di quello che si immaginasse, 10 milioni per il piano del Made in di Calenda, il piano export, perché l'export sta andando meglio delle previsioni, anche se ha avuto un piccolo rallentamento a ottobre. E infine, abbiamo messo Sardegna, non è l'espressione giusta, è la continuità territoriale. Voi sapete che la Regione Sardegna ha firmato degli accordi in passato per avere sostanzialmente la possibilità di ridurre il costo per i propri abitanti o per chi ci deve andare del volo aereo e delle navi. La continuità territoriale va in questa direzione. Era un impegno che avevo preso con Francesco Pigliaru in corso della iniziativa. Certo, la maglietta dell'Inter potevate anche risparmiarvela, vabbè. Nel corso di una visita ad Olbia, ed è un impegno che abbiamo mantenuto. Spero che apprezziate la mia sportività. Abbiamo messo apposta la maglietta dell'Inter, che è la squadra attualmente seconda in classifica, ma insomma, vabbè, non ne parliamo più necessariamente. Bene, vi ho detto di De Luca, vi ho risposto, credo, alla domanda che pure non mi avevate fatto su De Luca, ma almeno ci siamo avvantaggiati. Se non ci sono altre questioni particolarmente, prego, al volo. Di conferiti poteri particolari al prefetto Gabrielli per il giubileo? I poteri sono quelli, rispetto alle questioni giubilari, c'è un tavolo di concertazione che è questo, come si chiama, non tavolo di concertazione? I nomi di De Vincenti sono la commissione bilaterale, quindi De Vincenti ha questo nome più, diciamo, professorale rispetto ai nomi dei tavoli congiunti. La commissione bicamerale ha i poteri che sono già stati stabiliti in passato, quindi non c'è una modifica dei poteri. Se sarà necessario farlo, siamo disponibili a prendere in considerazione ogni tipo di intervento normativo, ma per il momento riteniamo che il metodo proposto vada bene così per il momento. Domande volanti sul decreto però, prego, sul resto c'è tutto, prego, vada. Silvia Gasparetto dell'ANSA. Presidente, una domanda volante sui dati del PIL. Oggi sono andati un po' meno bene del previsto. È fuori domanda di decreto, ma rispondo volentieri. Sì, francamente io speravo in uno 0,3, se devo dirla tutta. Dopodiché è comunque il terzo trimestre consecutivo positivo e, francamente, se devo dirla tutta, non voglio essere troppo ottimista, però diciamo che negli ultimi due dati dall'Istat come previsioni, in entrambe le circostanze si è poi verificato a distanza di qualche giorno un miglioramento delle previsioni, probabilmente, come dire, porta bene, non c'è due senza tre. Detto questo, il dato di fatto è che nell'ultimo anno il PIL è cresciuto dello 0,9, viene ricordato dall'Istat stesso che si tratta di una striscia molto positiva. Detto questo, per me bisogna fare molto di più, quindi bene, fatto positivo, vediamo se ci sarà il passaggio a 0,3, come abbiamo scommesso con De Vincenti e con Padoan, perché abbiamo tutti, mi sono circondato da professori di economisti ed econometrici, quindi mi hanno fatto tutto un lungo elenco di spiegazioni, ma insomma il clima è che l'Italia è ripartita, va bene, poi 0,1 in più, 0,1 in meno, bisogna far sì che sia uno 0,1 in più. Però possiamo definirci contenti quando il PIL sarà vicino al 2%, ora è soltanto la ripartenza, quindi abbiamo rimesso in moto la macchina, bene così. Queste misure peraltro speriamo che aiutino anche il PIL, devono aiutare l'Italia più che il PIL, ma speriamo che possano essere anche utili al PIL. Prego, l'ultimo, sul decreto. Le parole di ieri del Presidente della Commissione Juncker, che ha detto a proposito dei ricollocamenti: a questo ritmo finiamo nel 2101. Il Ministro dell'Interno Alfano 4 giorni fa li definiva invece un successo senza precedenti. Chi sbaglia e c'è il rischio del flop del piano? Grazie. Beh, allora, devo dire che sono profondamente colpito dal grado di attenzione al mio meraviglioso decreto con 12 buone notizie. Cioè, ho fatto il decreto Happy Days e non me lo considerate neanche di strisce. Vabbè. Dunque, andiamo sulla questione Juncker. Juncker ha detto questa frase, l'ha detta anche alla riunione. Credo che lui stia dicendo una cosa vera, cioè che bisogna incrementare il numero delle
delle relocation, ed è una cosa assolutamente sacrosanta che l'Italia condivide. Allo stesso modo condividiamo ciò che ha detto il Ministro dell'Interno, condivido ciò che ha detto il Ministro dell'Interno, Alfano, cioè quando Angelino dice abbiamo ottenuto un risultato importante nella ridistribuzione, afferma un principio sacrosanto, cioè che il Trattato di Dublino, per come l'abbiamo conosciuto, non esiste più, che ciascun Stato si fa carico dei suoi, non è più così. Poi, perché il procedimento funzioni, c'è bisogno probabilmente di tempo, sicuramente, ma anche un po' di accelerare i ritmi delle procedure. L'Italia è disponibile a fare la sua parte, spero che siano disponibili anche tutti gli altri paesi europei, però negare che aver ottenuto le relocation sia un successo è impossibile persino per i più polemici di voi, cioè oggettivamente nessuno avrebbe scommesso 6 mesi fa che si sarebbe arrivati a questo punto, nessuno. Nessuno avrebbe scommesso sul fatto che il problema dell'immigrazione non sarebbe stato soltanto un problema italiano. Poi si può discutere perché naturalmente c'è un tema che riguarda il Mediterraneo, un tema la Turchia, un tema il Libano, un tema la Giordania. Come sapete stiamo per iniziare un G20 importante in Turchia, vedremo e ne parleremo in quella sede. Io però, se non mi dovete fare domande su Bagnoli, che non vi interessa, sull'Expo ho fatto un discorso di circa 2 ore e mezza, ormai da quando sono tornato da Cuba faccio solo discorsi castriani nella durata. Prendo atto con vivo e vibrante rincrescimento del fatto che non siete particolarmente sollecitati e suggestionati da questo meraviglioso decreto Happy Days, e lascio la parola al sottosegretario De Vincenti, al ministro Martina e al ministro Orlando, che risponderanno anche alle domande sul decreto, perché sono certo che non mancheranno, anzi saranno copiose. Grazie mille, arrivederci.